Torricella, primo premio MCL di Torricella Terra da Mare. Riconoscimenti alle personalità che si sono distinte nel mondo delle istituzioni, della cultura e delle attività produttive. Io mi considero un cantautore territoriale, per cui avere premi che riguardano il territorio, che promuovono il territorio, è il massimo per me. Poi questo in particolar modo è benvenuto, perché io abito a un tiro di schioppo da qui, sono in mezzo degli amici e li conosco da un po' di tempo, e per cui sono contentissimo di stare a casa anche questa sera, insomma. La musica che faccio io è da sempre, da quando ho scritto Siamo Meridionali in poi, ha avuto come tema conduttore il nostro territorio, il sud del mondo, anche se vuoi, però è chiaro che tutto parte da dove sei nato, dalla conoscenza del proprio territorio. L'ultimo brano infatti che ho scritto e che presento questa sera è appena uscito, 20 giorni di gestazione, e si chiama Uvurp e parla proprio, tanto per essere in tema, parla proprio di Taranto. Per dare in qualche modo un segno di ripartenza, di speranza, nonostante si continui a vivere in alcuni momenti situazioni difficili, attraverso questo premio vuole testimoniare che istituzioni a tutti i livelli, in stretta sinergia, facendo dunque rete con il mondo culturale ed imprenditoriale. Numerosa, veramente complimenti agli organizzatori, a Grazia, alle amiche dirigenti del circolo, a tutti i soci del circolo e a tutti gli amici che questa sera affollano, ripeto, così numerosi nonostante il caldo torrido. Ma questa è una bella iniziativa, Vidi, organizzata dal circolo dell'MCL di Torricella. MCL è l'acronimo di Movimento Cristiano Lavoratori. È un'iniziativa che tende a promuovere le risorse del territorio. Ecco, noi nella nostra provincia, il capoluogo compreso, Taranto compreso ovviamente, ci sono tante risorse, tante professionalità, tanti amici che si impegnano per il sociale, che si impegnano per il prossimo, per la collettività, e il circolo ha voluto dare un riconoscimento individuando chi nel campo della cultura, della medicina, della sanità, nel campo della imprenditorialità sociale e quant'altro si è impegnato, si è messo a disposizione degli altri, mettendo a disposizione appunto della società, della collettività, il proprio anche tempo libero, oltre che la propria professionalità. Questa iniziativa peraltro si inserisce anche nell'anniversario, noi quest'anno festeggeremo a livello nazionale in tutta Italia, noi siamo presenti con 800 circoli in tutta Italia, circoli, e poi naturalmente abbiamo i nostri servizi, no? I nostri uffici di patronato, CAF e quant'altro, okay, servizio civile per i giovani. Noi quest'anno festeggeremo il cinquantenario di Costituzione, quindi nell'ambito di questi festeggiamenti che iniziano proprio qui da Torricella si inserisce questa bella iniziativa, ripeto, promozionale nei confronti del nostro territorio. Innanzitutto si ringrazia per il patrocinio alla Regione Puglia, alle Camere di Commercio ed il Circolo MCL di Torricella nel cuore, si è stato costituito nel febbraio scorso, guidato dalla Presidente qui accanto a me, Grazia Pignatelli, con Mirella Massaro, Cotrino Orlando, e in pochi mesi, c'è da dire, è stato subito attivo sul territorio. All'avvocato Gianfranco Chiarelli, commissario della Camera di Commercio di Taranto, per il suo impegno al servizio delle istituzioni, allo sviluppo economico e imprenditoriale del territorio. Ringraziare per le belle parole, la bella presentazione che hanno fatto della mia persona e il riconoscimento che va alla Camera di Commercio, alla struttura intera, un saluto e un in bocca al lupo a chi è anche l'anima insieme a me in quella struttura, che è Claudia.
di Asanisi, per cui questo premio rappresenta il lavoro fatto bene nell'interesse del territorio, delle imprese, di tutte le associazioni da parte del Movimento Cristiano Lavoratore. Ma sono doppiamente lusingato, sia perché non svolgendo più alcun ruolo in questa provincia, essere ancora ricordato ovviamente mi fa ancora più piacere. Svolgo adesso il ruolo di commissario straordinario anche in tutta l'ASL di Lecce, però il ricordo di 7 anni passati qui a Taranto lo porto sempre con me. Essere ricordato come un premio dopo che da un po' di mesi ormai ho lasciato la provincia di Taranto mi rende doppiamente felice. Un grazie al Movimento Cristiano Lavoratori e un pensiero rivolgo all'intero territorio provinciale di Taranto che per 7 anni mi ha accolto e io lo porto sempre nel cuore. Dottor Valerio Cecinati, medico del reparto di pediatria, oncoematologia e talassemia dell'ospedale Santissima Annunziata. È un riconoscimento per il lavoro e i sacrifici, ma è un bellissimo segnale da parte dei pazienti ed è uno stimolo a continuare il lavoro che facciamo insieme agli altri medici per riuscire ad alleviare le sofferenze dei nostri pazienti. Sono veramente onorata di questa iniziativa e del premio che ha voluto riconoscermi perché sottolinea i valori fondamentali alla base del nostro operare quotidiano, valori cristiani o valori laici, ma che improntano al servizio e al benessere nel mio caso dei minori in prevalenza verso cui dirigiamo i nostri sforzi. E questo premio è uno stimolo a continuare ad operare in maniera fattiva nella prevenzione, come ho ritenuto di fare per diminuire il numero comunque dei ragazzi che fanno una scelta di criminalità. Grazie, sono onorato di aver ritirato questo premio, ripeto, questa sera, grazie all'organizzatore per aver pensato a me, ma ripeto, lo condivido con tutti i miei collaboratori perché senza di loro non siamo da nessuna parte. Grazie. Ringrazio l'associazione di questo riconoscimento che era inaspettato e sono certo che negli anni nel settore dico della nautica, ma anche nel settore di tutte le attività imprenditoriali, ci saranno altre persone che come me prenderanno questo simpatico premio che l'associazione in questa serata ci ha voluto dedicare. Grazie. Io sono orgoglioso di rappresentare qui oggi l'Unione dei Comuni, vedo un sacco di amici che saluto con piacere. Il fatto che non sia politicizzata MCL è forse anche un elemento comune all'Unione dei Comuni, perché nonostante appartenenze politiche diverse, comunque troviamo sempre il modo di essere convergenti per il... Grazie a Pignatelli leggerà così quella che è la motivazione per la quale questo riconoscimento viene dato a Monsignor Santoro. Pastore con il profumo delle pecore, ha sempre testimoniato accoglienza e vicinanza verso gli ultimi, nel servizio alle... È stata una presenza molto attiva perché da subito ha preso a cuore le sorti del nostro polo ionico, della nostra bella città, impegnandosi in maniera piena sul territorio, soprattutto per quanto riguarda la questione del lavoro e dell'ambiente, tanto da meritare dalla Conferenza Episcopale Italiana il riconoscimento come presidente appunto per la tutela della salute e del bene comune. Buonasera, grazie di essere venuti qui nella bella cittadina di Torricella. Oggi è la festa patronale della Madonna delle Grazie e noi come Movimento Cristiano Lavoratori Torricella nel cuore abbiamo donato per questa bellissima festa gli sbandieratori di Oria.
del Rione San Basilio. È stata una bella esibizione che stanno facendo, abbiamo dato un po' di colore e di vivacità a questa festa. Io voglio ringraziare soprattutto il comitato festa che in un anno ha fatto tutto questo, c'è un anno di lavoro dietro e sono da apprezzare perché ancora ci credono nelle nostre tradizioni. Poi voglio ringraziare anche il presidente Franco Bocconi, purtroppo questa sera non è potuto venire, lo ringraziamo, che è il nostro presidente provinciale. MCL è nel nostro cuore e promuoverà sempre il territorio. Grazie. Questa sera si conclude un percorso dell'iniziativa organizzata dal MCL di Torricella che è iniziato il 24 di luglio col premio MCL Torricella Terra da Mare e questa sera la Presidente Grazia Pignatelli ha voluto coinvolgere gli sbandieratori grazie anche alla disponibilità del Sindaco di Oria Maria Lucia Carone che ha voluto donare a questa comunità e al MCL questa bella iniziativa.